Consiglio comunale incentrato sull'urbanistica, quello svoltosi ieri al Pincio, ritirati 10 dei 13 piani integrati di intervento dell'amministrazione Moscherini. Clima infuocato all'Aula Pucci sul forno crematorio con una pesante botta risposta tra il consigliere Grasso e il sindaco Cozzolino. Nasce una commissione d'inchiesta. Ulteriore calo degli agenti inquinanti a Civitavecchia, lo evidenzia il nuovo report settimanale di Arpalazio sulla qualità dell'aria. Alla Cittadella della Musica, un weekend dedicato alla musica con forte festival, alla manifestazione presentata oggi all'Aula Cutuli. Turno infrasettimanale in eccellenza e promozione, il Civitavecchia, il Real Monterotondo Scalo, CPC Altamagnini contro il Santa Marinella e CSL nella Tana del Corneto. Buonasera dal TRC Giornale. L'urbanistica al centro del Consiglio Comunale che si è svolto ieri pomeriggio all'Aula Pucci e che si è prolungato fino a tarda sera. La seduta si è aperta con l'approvazione all'unanimità, anche se dopo un lungo dibattito che ha visto l'intervento particolarmente acceso del sindaco Antonio Cozzolino dell'istituzione di una commissione di indagine sul forno crematorio, mozione proposta dal consigliere ex della Lega Alessandra Riccetti. Solo a quel punto si sono passati in rassegna i tanti provvedimenti all'ordine del giorno. Con i soli voti della maggioranza sono passati quello relativo allo schema di convenzione per il conferimento al fondo immobiliare, della revoca dello stato di liquidazione del consorzio acquedotto Medio Tirreno e del nuovo regolamento sul verde pubblico e sulla videosorveglianza. Poi il clou della seduta, ovvero il ritiro di 10 dei 13 programmi integrati di intervento risalenti all'amministrazione Moscherini, che è stato terreno di scontro tra maggioranza e minoranza. Ascoltiamo l'intervento vista al consigliere del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Urbanistica Fulvio Floccari. Siamo al telefono col consigliere comunale, ma più che altro con il presidente della Commissione Urbanistica Fulvio Floccari. Consigliere, ieri è stato un consiglio comunale in cui sono stati ritirati i programmi integrati. Come giudica questo atto del consiglio comunale? Ieri si è provveduto a ritirare praticamente tutti o quasi tutti i programmi integrati e tre piani di zona, quindi si è quasi completata l'azione di pulizia della variante alla variante 29. Siamo di fronte a una manovra di espansione urbanistica della città firmata Gianni Moscherini e poi controfirmata da Pietro Didei nel 2013. È un'operazione che avevamo promesso da programma elettorale, annunciato, che è stata complessa per mille motivi, in parte anche legati a un'evidente scarsa volontà dei nostri tecnici a prestarsi all'opera di pulizia di un'azione che era scoordinata, che era insensata, perché era stata fatta alla luce di una ipotesi di crescita della città di circa 10.000 abitanti, crescita che non c'è stata, e che avveniva per gran parte in zone di verde pubblico o in zone che da PTPR non sono edificabili o in zone buffer dove l'edificabilità è praticamente nulla e cose di questo genere. Quindi un'azione che chiude, per quello che mi riguarda, la mia attività amministrativa in Consiglio Comunale e che rappresenta il culmine di un'attività che è stata costosa, faticosa. Sembra che arriviamo in ritardo, ma in realtà è stato veramente complessissimo riuscire ad arrivare e sono contentissimo del risultato. Ecco, consigliere, ha già anticipato la domanda. Siete arrivati in ritardo, questa è la critica che vi ha fatto sostanzialmente la minoranza, il fatto che si doveva intervenire entro il 2017 e quindi è stato più una questione di principio, è così? Assolutamente falsissimo, questa cosa è falsa. Immaginate, noi abbiamo ritirato già un anno e mezzo fa il piano di zona 4, che era uno di quei piani di zona della variante alla variante 29, che stava in zona buffer per buona parte, e anche allora ci dissero che stavamo ritirando un atto nullo. Ebbene, i titolari di quel piano di zona hanno fatto ricorso al TAR, il TAR assolutamente non ha ritenuto nullo l'atto, ha trattenuto in giudizio la vicenda e la vicenda sta continuando ad avere un seguito al TAR, quindi questa cosa che stiamo ritirando gli atti nulli è una panzana. Consigliere, insomma, c'è stato qualche ritardo che l'ha fatta arrabbiare a un certo punto di questa vicenda?
Parecchio, però chi la dura la vince, quindi abbiamo portato a casa il risultato, rimangono da ritirare soltanto 3 programmi integrati, 2 dei quali sono per me in maniera illegittima passati dalla giunta e il sindaco ha preso l'impegno di ritirarli, il terzo è già predisposto il ritiro, non riusciremo praticamente con certezza a farlo noi, però sono convinto che i nuovi amministratori della città, essendo tutte persone onestissime e specchiate, tra i primi atti che porteranno avanti sarà quello di terminare il ritiro della delibera relativa a questo programma integrato. Il ritiro dei programmi integrati di intervento ha acceso il dibattito all'Aula Pucci tra maggioranza e opposizione. In sostanza, secondo la minoranza, quello voluto dall'amministrazione comunale è un atto di principio, inutile dal punto di vista tecnico. L'intervista al capogruppo del Partito Democratico, Marco Piendibene. Vediamo. Marco Piendibene, reduce da un consiglio comunale anche molto lungo, proseguito anche dopo cena, è stato un consiglio comunale che ha trattato in particolare il tema dell'urbanistica con il ritiro dei piani integrati da parte della maggioranza. Secondo voi è un atto inefficace quello dell'amministrazione comunale? Perché? Sì, un atto inefficace ma anche diciamo qualcosa su cui riflettere. Allora, premettiamo che nel 2012, quando Moscherini portò nell'ultima seduta del Consiglio Comunale questi 13 programmi integrati tutti insieme, cosa che sembrava ovviamente un'operazione elettorale, noi votammo contro su tutti e 13, quindi questo a sgombrare il campo che noi siamo contro quei programmi integrati presentati in quel modo. Durante l'anno e mezzo della nostra amministrazione volevamo entrare nel merito per vedere se tra questi 13, al di là dell'azione scorretta fatta da Moscherini che li aveva portati tutti insieme, ce ne fosse qualcuno che potesse essere valorizzato, quindi stavamo ragionando nel merito. Diciamo che il tempo per poter deliberare sugli atti sono 5 anni, perché le norme di salvaguardia questo prevedono, un tempo di 5 anni. Le delibere adottate da Moscherini furono adottate nel 2012, quindi questi 5 anni scadevano nel 2017. Ecco, l'amministrazione 5 Stelle, che ha dichiarato nel suo programma elettorale di essere contraria ai programmi integrati, durante i 5 anni non ha fatto nulla e ha fatto scadere questi 3 anni, diciamo, che avevano di tempo, perché loro si sono insediati dal 2014, fino al 2017 non hanno fatto nulla. Di fatto, quindi, hanno reso questi atti completamente inutili. Il fatto che poi nell'ultimo Consiglio Comunale abbiano voluto tener fede al loro programma elettorale poteva essere un arrangiamento politico accettabile se loro avessero ritirato tutti e 13 i programmi integrati. In realtà ne hanno ritirati 10. 2, competenze della Giunta. Candidamente l'assessore ha detto: ma forse gli atti di giunta non sono ancora pronti, cosa strana perché la giunta è un organismo molto più agile del consiglio comunale. E un atto, io qui l'appunto, non è stato ritirato ieri perché non è stato notificato a tutti i proprietari, parliamo del piano di Verdicchio, che quindi non è stato ritirato. Allora, se di questione di tipo politico e quindi di principio si tratta, il principio vale soltanto se è fatto un trattamento uguale per tutti, non per chi figli e chi figliastri. E come ha accennato il Consiglio Comunale, svoltosi ieri, ha anche approvato all'unanimità l'istituzione di una commissione di inchiesta sul forno crematorio, una commissione che però difficilmente potrà riunirsi più di un paio di volte, considerando che la consigliatura è ormai letteralmente agli sgoccioli. La richiesta di istituire la commissione di inchiesta era stata avanzata attraverso una mozione dalla consigliere della Lega Alessandra Riccetti. Come detto, l'Assemblea cittadina si è espressa all'unanimità sulla costituzione dell'organo di indagine, nonostante la dura presa di posizione del sindaco Cozzolino. Il primo cittadino ha infatti ricordato come della vicenda si sia ampiamente occupata la magistratura, arrivando però a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta, non avendo rilevato alcuna rilevanza di carattere penale nell'iter che ha portato al rilascio delle concessioni. Massimo impegno affinché la prossima amministrazione comunale possa partire da basi documentali per riportare alla trasparenza la spinosa questione del forno crematorio al cimitero di via Braccianese Claudia. Lo chiede Alessandra Riccetti, capogruppo della Lega, dopo l'approvazione unanime del Consiglio Comunale di avviare una commissione d'inchiesta sulla vicenda. Si tratta di un'amara vittoria politica, visto che la mozione presentata a Messi Orsone è stata discussa solo nella penultima seduta del
della consigliatura. Sul forno crematorio, secondo la leghista, è mancata trasparenza fin dall'inizio, dalla lievitazione dei costi al mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale fino all'impedimento da parte del sindaco di indire il cittadino sulla materia. Ora aspetterà la commissione d'inchiesta a fare luce subito dopo le amministrative per far prevalere l'interesse della città. E continua a migliorare la qualità dell'aria a Civitavecchia. I dati dell'ultimo report settimanale di Arpalazio riferiti all'ultima settimana di marzo evidenziano infatti un ulteriore calo del livello degli agenti inquinanti controllati, già particolarmente bassi dall'inizio del 2019. Vediamo. Qualità dell'aria sempre a livelli più che buoni a Civitavecchia. Anche il 12° report settimanale del 2019 di Arpalazio, relativo al periodo compreso tra il 25 e il 31 marzo, evidenzia per l'ennesima volta una situazione tranquillizzante per quanto concerne le sostanze inquinanti controllate dalle centraline disseminate lungo il territorio cittadino. I biossidi di azoto, ad esempio, sono rimasti ancora molto al di sotto dei livelli raggiunti nell'estate e nell'autunno dello scorso anno, soprattutto nella centralissima via Roma. Il picco massimo è stato registrato ancora una volta dalla centralina della Madonnina, ma è ulteriormente sceso, passando dai 76 microgrammi al metro cubo della scorsa settimana ai 67 di quella osservata. Rispetto alla scorsa settimana, al porto il valore dei biossidi è rimasto invariato, attestato a quota 31 microgrammi, al Villa Albani è sceso a 32 e in via Morandi a 38. Valori stabilmente bassi anche nei quartieri periferici. Ad Aurelia il picco massimo è stato di 10 microgrammi, non disponibile quello della centralina di Sant'Agostino, ancora oggetto di manutenzione. Al Faro il valore è sceso a 12, a Campo dell'Oro a 13, mentre a San Gordiano non è stato osservato per manutenzione della centralina. A Fiumaretta infine i biossidi di azoto sono stati pari a 13 microgrammi al metro cubo. Per quanto riguarda gli altri agenti inquinanti, la situazione mostra l'ozono in lieve ascesa, attestato tra i 77 e gli 83 microgrammi al metro cubo nelle diverse postazioni di controllo. Il benzene, rilevato dalla centralina di Fiumaretta, è stato ancora una volta pari a 0,3 microgrammi al metro cubo. Ancora stabile e basso il monossido di carbonio, come sempre osservato speciale per via della presenza della centrale a carbone di Torre Nord, che in città ha raggiunto 0,3 microgrammi al metro cubo e a Fiumaretta 0,9. In discesa infine anche i valori delle polveri. Il valore più alto è stato registrato dalla centralina di Villa Albani con 18 microgrammi, mentre quello più basso ad Aurelia con 10 microgrammi. Ancora una bella vincita a Civitavecchia, questa volta al Super Enalotto, lo riferisce l'agenzia Agi Pro News, che parla di un doppio 5 che ha fruttato circa 60.000 euro. Le due schedine sono state giocate nella tabaccheria Celestini di via Terme di Traiano. E nonostante gli annunci dell'amministrazione al mercato, continuano ad esserci operatori di serie A e operatori di serie B. Lo afferma Emanuela Mari, candidata al Consiglio Comunale per Forza Italia, che interviene sui nuovi ritardi nell'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Regina Margherita. Una situazione incredibile, visto che il degrado della tensostruttura, la mancanza di pulizia e le richieste dei commercianti disattese dal sindaco sulle modalità della differenziata. Per la forzista, lo storico mercato cittadino è fondamentale per la città, vede essere recuperato e valorizzato per consentire agli operatori di lavorare in piena sicurezza e in condizioni decorose e diventare un polo d'attrazione anche per i crocieristi. La consulta della Fondazione del Lazio, della quale fanno parte le fondazioni Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Cassa di Risparmio di Viterbo, Nazionale delle Comunicazioni e Varrone di Rieti, hanno dato vita a un progetto comune di ricerca ideato dall'Università degli Studi della Tuscia su sostenibilità ambientale e economica dei territori di Viterbo, Civitavecchia e Rieti e del sistema logistico e dei trasporti utilizzati in ambito nazionale per la valorizzazione e il mantenimento del capitale naturale. Il progetto comune, che conterà su un contributo di 20.000 euro messo a disposizione dalla consulta suddiviso in borse di studio, si propone come strumento per lo studio della sostenibilità economica e ambientale del turismo, volto a ottenere risultati sull'aumento della conoscenza rispetto alla gestione dei flussi turistici in una prospettiva economico sostenibile. La musica al centro della città, questo è l'obiettivo di Forte Festival, manifestazione presentata questa mattina all'Aula Cotuli e che si svolgerà sabato e domenica alla Cittadella della Musica. Tra i tanti musicisti presenti ci saranno i Centrale Sound System, gli Sterps, Voglia di Vinile, Portobello Sound, Salvatore Mennella, Flavio Mazzocchi, Stefano De Fazzi e tanti altri. In programma anche discussioni inerenti ai vari generi musicali, ma ascoltiamo le loro interviste. Vediamo.
Forte Festival, questo è l'evento che caratterizzerà il weekend alla Cittadella della Musica. La musica è al centro della città, si ascolta musica ma si parla anche di musica. Assolutamente, alla Cittadella della Musica sicuramente è uno di quegli eventi che calza a pennello. Questo in realtà è un altro di quegli eventi che noi recepiamo su proposta da parte della cittadinanza, provando a portarlo all'interno di quello che noi vorremmo essere il calendario permanente della nostra città. Noi abbiamo recepito tantissime proposte da parte di associazioni o singoli privati che propongono degli eventi, come ad esempio il Festival sull'Iperrealismo oppure Arti Insieme, una serie di eventi che distribuiti sui 12 mesi andranno a creare quello che secondo noi dovrebbe essere un calendario permanente della nostra città, e questo evento secondo me ha tutti i presupposti per entrare a far parte di questi eventi e quindi ripetersi ciclicamente nella nostra città. Domenico, quali saranno gli eventi più importanti? Ci saranno una serie di concerti, abbiamo due gruppi indipendenti di livello nazionale, Sterbus e Snow in Damascus, supportati da due band locali, The Suite e Portobello. Poi ci saranno incontri con giornalisti di testate nazionali, Giorgio Battaglia e Alberto Castelli, che sono giornalisti Rai, che parleranno di reggae. Saranno conferenze concerto come quella di Paolo Carnelli, che è il caporedattore di Prog Italia, che parlerà e suonerà invece sui Van der Graaf. E poi ci saranno mostre come quella di copertine selezionate curata da Donatella Donati. L'elenco delle cose che saranno presenti nella Cittadella è abbastanza lungo, ci saranno anche momenti curati dalla centrale Sound System, c'è un CD esclusivo dell'evento, ci stanno gli incontri di Voglia di Vinile con esperti locali, ci sarà l'incontro con alcuni dei session man locali che si sono fatti strada a livello nazionale nel mondo della musica. L'idea è di portare a Civitavecchia dei prodotti di qualità musicale dall'esterno e di dare visibilità a quello che di importante è stato prodotto nella nostra città. Sarà una mostra di copertine di vinili, perché tra gli eventi contenuti nel festival c'è Voglia di Vinile, che ormai è una manifestazione che conta insomma, anni di rodaggio e di esperienza, e quindi a fianco all'ascolto dei vinili ci sarà anche la musica da guardare, cioè copertine di vinili che hanno fatto la storia e che hanno costituito poi con il tempo un vero e proprio genere a sé stante nel mondo dell'arte contemporanea. E nella splendida cornice dell'Aula Calamatta sono stati ospitati gli studenti dell'Istituto Luigi Calamatta, protagonisti di un progetto Erasmus, Learn to Play, Play to Learn, che mira a esplorare l'innovazione e le migliori pratiche presenti nell'istruzione scolastica tra scuole partner provenienti da Lituania, Spagna, Italia, Portogallo, Turchia e Polonia. Come comune di Civitavecchia afferma l'assessore all'istruzione Alessandra Lecis, oltre ad aver ricevuto dei bellissimi doni, abbiamo omaggiato i nostri graditi ospiti con la pubblicazione della dottoressa Foschi relativa alle opere del Calamatta raccolte nella collezione Cialdi. Insieme al sindaco Cozzolino siamo stati felici di fare i complimenti a tutti gli studenti, ai professori referenti del progetto e alla dirigenza scolastica. Una fitta rete di appuntamenti all'ex chiesa San Giovanni di Dio in piazza Calamatta, dove è in corso la rassegna Il potere del cinema, organizzata nel centenario della nascita del regista russo Andrei Tarkovsky. Oltre alla mostra fotografica, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al prossimo 30 aprile, ogni giorno sono in programma diverse iniziative. Per domani alle 18 è in programma la proiezione del film Franco Zeffirelli, La mia vita in una scatola di pellicola, di Donatella Baglivo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ma restate con noi perché ora seguiranno le news sport con Sporttime 24. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e naturalmente di programmi. Arrivederci. Bentrovati da Sporttime 24. In primo piano il calcio, turno infrasettimanale del campionato di eccellenza per il Civitavecchia. I nerazzurri ospitano domani alle ore 16 alla Cavaccia il Real Monterotondo Scalo, formazione quarta in classifica che spera ancora nei playoff. Compito davvero arduo quello che attende domani la squadra di Scorsini, che però in queste ultime quattro partite deve provare a fare più punti possibili per la salvezza. Sentiamo proprio l'allenatore del Civitavecchia in questa intervista. Che partita si aspetta per mercoledì?
Ma mi aspetto la stessa partita dell'Astrea e del Monte Spaccato con un altro risultato, però, perché affrontiamo una delle migliori squadre di questo girone, una squadra che ha tre attaccanti fortissimi come Pascu, come Collacchi, come Lupi, come giocatori importanti come Lalli, come Abbondanza, giocatori di grande qualità. Però noi ci siamo, penso che i 17 punti del girone di ritorno contro gli 8 del girone d'andata fanno pensare a un bel cammino di questo di Civitavecchia, che viaggia al doppio della velocità dell'andata. Peccato, forse con qualche punto in più ereditato potevamo forse giocarsi i punti per una salvezza diretta. Faccio i complimenti a questi ragazzi che da Natale che ho preso questa squadra sono veramente compatti e coesi e ce la stanno mettendo tutta per tirar fuori questa grandissima società dai bassi fondi. E torna in campo la CPC dopo il successo di domenica scorsa sul Cerveteri. I rossi domani ore 16 saranno ospiti del Santa Marinella nel match che si giocherà al Tamagnini di Campo dell'Oro, cioè l'impianto di proprietà dei Portuali, ma dove anche la squadra santa marinellese gioca le gare casalinghe. Un match dove per l'11 di Caputo non ci sono grandi alternative alla vittoria per rimanere al secondo posto in classifica. E impegno proibitivo per la CSL Soccer nel campionato di promozione. Domani alle 16 i Leoni andranno a far visita alla capolista Corneto Tarquinia. Difficile il compito per l'11 di Fracassa, che scenderà in campo anche per dare una mano alla CPC, che spera in uno stop degli Etruschi in ottica primo posto. Tante le assenze, ancora squalificato Spirito, non ci saranno nemmeno gli indisponibili Barzellotti e Diacumpa. Inoltre, dopo l'infortunio al setto nasale, Bonelli ha chiuso anzitempo la sua stagione. Rientrerà dal primo minuto Gaeta. Una mattinata speciale per gli alunni dell'Istituto Baccelli. I ragazzi della scuola hanno avuto un incontro con Paolo Pulici, storico calciatore degli anni 70 e 80, che ha fatto soprattutto le fortune del Torino, dove in attacco faceva coppia con Ciccio Graziani. Tante le domande dei ragazzi per un campione molto ricordato ancora oggi e che all'epoca aveva l'importante soprannome di Puliciclone. Andiamola ad ascoltare in questa intervista. Paolo Pulici quest'oggi all'Istituto Baccelli per parlare ai ragazzi anche e soprattutto della sua esperienza calcistica, però si dice spesso che il calcio, lo sport è la metafora della vita, quindi si possono imparare tante cose e anche insegnare tante cose. Ma è vero, anche perché fondamentalmente uno sport già di base insegna tantissimo, poi quando c'è lo sport di squadra ancora di più, perché si impara a vivere, sapere cosa vuol dire avere i compagni e soprattutto aiutarsi tra compagni per poter vincere. Beh, appartiene a un calcio che forse non esiste più, si dice spesso quanto era bello il calcio di una volta, mentre sono ragazzo non ho potuto viverlo, sto vivendo quello di quest'oggi. Quanto è importante far capire ai ragazzi i valori del calcio degli anni 70, degli anni 80 e anche l'educazione calcistica forse è importante per i più piccoli, i bambini che lei allena da tanti anni oramai. Ma la base di tutto è il trasmettere le cose. Io sempre, non l'ho detto io, non l'ho inventato io, ma mi insegnavano sempre che nel calcio si gioca in tanti e la palla è una sola. Quindi per essere bravi bisogna giocare con i compagni. Se giochi con i compagni e i compagni aiutano chi in quel momento è anche in difficoltà, si sbaglia di meno, si ottengono anche risultati maggiori. Logico che sembra una cosa semplice detta così, però quando si incomincia ad insegnarla da piccoli è una cosa che crescendo non dimenticheranno mai i ragazzi. Lei ha fatto parte di una squadra più eroica della storia del calcio italiano. Il Torino che riuscì ad imporsi nei confronti della Juventus, un campionato tra i più belli degli ultimi 40 anni, quante volte le capita che magari nei posti più impensabili la fermano e le ricordano proprio le sue vicende, anche magari di tifosi che non sono del Torino? Ma questo mi capita, e dico la fortuna, mi capita spesso, trovo delle persone che mi fermano per strada, mi stringono la mano e mi dicono: io non sono del Toro, ma complimenti per quello che ha fatto. Vuol dire che, tra virgolette, il lavoro che ho fatto ho saputo farlo bene, ma non solo per merito mio, perché la squadra mi ha supportato bene e mi ha aiutato. Il lavoro di gruppo è importantissimo.
quando si imparano queste cose si mettono in pratica e non si dimenticano mai. Parliamo adesso di pallavolo. La Margutta ASP va a caccia di tre punti fondamentali per la conquista della Serie B2. Domani alle 21.30 le rossoblù andranno a far visita al Quintilia, squadra che si trova nella parte destra della classifica. Una gara non difficile sulla carta, ma la squadra di Alessio Pignatelli dovrà scendere in campo con la tensione giusta anche per tornare a più 3 sul secondo posto. E parliamo di nuoto. Grande soddisfazione per Damiano Lestingi. Per il secondo anno consecutivo il tritone civitavecchiese ha vinto da capitano dell'Aniene la Coppa Brema, ovvero lo scudetto riservato alle squadre. Tanta la gioia per l'allievo di Fabio De Santis, che è stato anche immortalato in alcune foto con la campionissima Federica Pellegrini, capitana della formazione femminile romana. Non solo foto però per Lestingi, che si è ben comportato anche in acqua, ottenendo il secondo posto nei 100 dorso in vasca corta, e si è messo in mostra anche nella staffetta 4x200 con tempi molto soddisfacenti per lui. Ascoltiamo l'intervista. Damiano Lestingi, eccolo, il capitano dell'Aniene, secondo anno consecutivo, vittoria dello scudetto proprio con l'Aniene da capitano, perché già da 10 anni vincevate lo scudetto consecutivi, quindi è una grande emozione anche perché tu sei stato protagonista in tutti i sensi di questo successo. Sì, è andata benissimo, quest'anno è stato il 10° anno consecutivo che abbiamo conquistato sia lo scudetto maschile che quello femminile. I ragazzi mi hanno nominato per la seconda volta capitano e ho alzato questa coppa, che per noi è molto importante visto che anche le altre squadre si sono rafforzate tantissimo rispetto a qualche anno fa, e anzi soprattutto il settore maschile era dato sfavorito perché le Rane Rosse, quelle che una volta erano il team Lombardia, è sicuramente una realtà molto, molto importante nel panorama italiano. E niente, quindi è andata più che bene. Io personalmente ho fatto un 100 dorso che non aspettavo di andare sotto i 52, ho fatto 51,5, sono tempi che nuotavo, diciamo, agli europei, ho nuotato agli europei di Chartres nel 2011, ormai 2012, ormai quindi una vita fa, 8 anni fa, e nonostante il poco allenamento per lo studio, anche per il fatto della mia età, che tra 10 giorni compierò 30 anni, nuotare 51,5 per me vuol dire tanto, quindi sono molto contento di aver dato un contributo molto importante alla squadra e aver alzato questa ennesima coppa. Cosa c'è nel futuro di Damiano Lestingi? Bella domanda, questa è una domanda da $1 milione. Io ho finito gli esami proprio 20 giorni fa, sono stato gennaio e febbraio praticamente chiuso sui libri, e questo ovviamente sempre in accordo con il circolo, che mi ha dato questa possibilità giustamente di studiare, di dare priorità allo studio, visto che comunque la mia carriera piano piano sta svolgendo al termine, anche per ovvi motivi d'età. Adesso comincerò uno stage curricolare al fine di laurearmi, e sicuramente nel prossimo futuro ci sarà un'entrata nel mondo del lavoro, anche se non so se continuerò a nuotare il prossimo anno, e c'è il 7 Colli a giugno. Diciamo, sono molto vago perché neanche io lo so bene cosa succederà nei prossimi mesi. Il 7 Colli mi piacerebbe farlo, molto probabilmente farò 1 o 2 gare, però ad oggi non so dire quanto possibilità ho di allenarmi in questi mesi, e soprattutto se a settembre ci sarà un ennesimo ed ultimo anno, non lo so. Questa domanda me la dovresti fare tra 2 o 3 settimane. Chiudiamo parlando di ginnastica artistica. Ci sarà anche un rappresentante della SG agli europei che prenderanno il via domani a Stettino in Polonia. Stiamo parlando di Marco Lodadio, voglioso di vendetta dopo le polemiche per il mancato podio alla tappa di Coppa del Mondo di Doha. Il ginnasta allenato da Gigi Rocchini si cimenterà, come sempre fatto negli ultimi tempi, agli anelli. Lodadio spera di ripetere invece il bronzo conquistato agli scorsi mondiali di ottobre, tra l'altro disputati sempre a Doha. Bene, era questa l'ultima notizia di Sporttime 24. Se mi saluti, vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni del meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.